Durante la gravidanza il controllo tiroideo è importante. Ne parliamo oggi con la dottoressa Rosita Condorelli, docente al Policlinico di Catania. Benvenuti a Prima Pagina Salute. Oggi parliamo di gravidanza e di tiroide. Lo facciamo con la dottoressa Rosita Angela di Catania. Buona dottoressa. Buonasera. Bene, pochi sanno che l'apporto dell'ormone tiroideo durante la gravidanza è fondamentale per la formazione del feto, del bimbo che una donna porta in grembo. Ci spiega qual è la correlazione tra il giusto dosaggio dell'ormone e lo sviluppo del bambino nelle prime settimane? Sì, dunque, come diceva bene lei, gli ormoni tiroidei sono essenziali per un corretto sviluppo psicofisico del feto e quindi del nascituro. In gravidanza, diciamo che accade una particolare situazione nella quale la donna deve sopperire alle esigenze in termini di ormone tiroideo che riguardano non solo la sua stessa persona, ma anche quella appunto del feto, del nascituro. In particolare, e questo è quello che si genera, è un meccanismo particolarmente delicato, in quanto l'ormone tiroideo, come appunto dicevo, che deve essere in quantità quindi importanti e soprattutto soddisfacenti per le prime fasi, soprattutto nel primo trimestre di gravidanza, appunto è controllato nelle prime fasi soprattutto dalla madre. Questo perché la tiroide del nascituro del feto si sviluppa intorno alla terza, quarta settimana di gestazione, ma la sua autonomia funzionale, quindi diciamo quando comincia a funzionare in maniera autonoma, comincia a funzionare in maniera autonoma intorno alla ventesima, diciottesima, ventesima settimana di gestazione. Quindi nel primo trimestre di gravidanza è fondamentale che la donna, quindi che la funzionalità tiroidea, sia soddisfacente, quindi, e che possa garantire un adeguato apporto in termini di ormoni tiroidei per la madre e per il feto. E questo, se parliamo di una donna che ha una tiroide che funziona regolarmente, può essere, diciamo, quindi può avvenire regolarmente. Ma se la donna presenta delle alterazioni tiroidee che non conosce o che non riesce a gestire adeguatamente, potrebbe non essere in grado di provvedere al fabbisogno per lei e per il bambino. In Dottoressa, particolar modo, la fermo un attimo per sì. chiederle questo. È il cervello fetale ad essere coinvolto in questa formazione del bambino? Allora, prevalentemente è lo sviluppo del sistema nervoso centrale del bambino a essere influenzato dall'apporto di ormoni tiroidei, ma non solo. Diciamo che l'organogenesi tutta è particolarmente influenzata dall'adeguato apporto degli ormoni tiroidei, soprattutto appunto nel primo trimestre. È appunto questa la fase nella quale in cui l'apporto degli ormoni tiroidei deve essere soddisfacente per garantire un'adeguata organogenesi e un adeguato sviluppo del sistema nervoso centrale. Che tipo di squilibri, può in qualche modo manifestare durante la crescita, il bambino? C'è un ritardo, Sì, allora diciamo che alla nascita il bambino potrebbe presentare un basso peso e un quoziente intellettivo ridotto. Potrebbe manifestare situazioni di ipotiroidismo che spesso sono transitorie e che vengono adeguatamente intercettate dallo screening neonatale. Quello a cui va incontro la donna che in gravidanza sviluppa ipotiroidismo sono invece delle situazioni, quindi la donna può andare incontro ad aborto spontaneo, a parto pretermine e quindi naturalmente andare a inficiare la gravidanza stessa. In particolare, quello che accade durante la gravidanza è il relativo al fatto che innanzitutto la quota, quindi come dicevamo, il fabbisogno di ormone tiroideo aumenta in maniera importante. Aumenta anche l'eliminazione, l'escrezione renale dello iodio, indispensabile per la sintesi dell'ormone tiroideo stesso. Quindi già aumentato fabbisogno è una produzione che spesso, se l'apporto iodico non è adeguato,
appunto potrebbe essere deficitaria. A ciò si aggiunge il fatto che durante, quindi soprattutto nel primo trimestre di gravidanza, l'aumento dell'HCG placentare tende, che ha un'anomalia, quindi che ha una struttura molto simile a quella del TSH, che è l'ormone rilasciato dalla ipofisi, l'ormone tiroideo, quindi che stimola la ghiandola tiroidea a produrre l'ormone tiroideo. Avendo questa anomalia, questa struttura molto simile al TSH stesso, non fa altro che andare a legare il recettore del TSH a livello della tiroide, riducendone il rilascio a livello ipofisario. Questo si traduce in un iniziale aumento di ormoni tiroidei, ma l'HCG si lega al suo recettore, ma lo fa con una potenza inferiore rispetto al TSH, per cui questo nel lungo andare, soprattutto quando l'HCG tende a scendere via via che si va avanti, quindi lungo il primo trimestre di gravidanza, lungo il decorso delle settimane, potrebbe portare a una riduzione dell'ormone tiroideo stesso. Noi sappiamo quindi che inoltre la quota di ormone tiroideo che è importante, biologicamente attivo, è quello prevalentemente non legato, quello libero. La gravidanza, lo stato di gravidanza che dà un aumento degli estrogeni non fa altro che aumentare la proteina circolante plasmatica che lega l'ormone, questa biodisponibile, quindi di questa quota libera. Quindi diciamo che nella gravidanza si riduce la quota di ormone libero, quindi quello che poi entra prevalentemente nei tessuti ed esplica la sua funzione, e con una prevalenza di ormone tendenzialmente legato. E quindi diciamo che questa situazione, quindi diciamo che la tiroide materna deve essere pronta ad affrontare questa nuova situazione e quindi questo nuovo equilibrio che si deve instaurare. Dottoressa, ma quante donne sanno di avere problemi di tiroide al momento della gravidanza? Molte probabilmente non sono a conoscenza di questo deficit, no? Cosa si dovrebbe fare allora? Cosa consiglia di fare? Allora, dunque, diciamo che noi possiamo trovarci dinanzi, quindi, a donne da gestire clinicamente con una situazione, quindi che non hanno mai eseguito un controllo tiroideo. Generalmente queste donne le incontra prima di noi il ginecologo, il quale genera il pannello di esami che richiede. In una donna che accerta lo stato di gravidanza richiede anche l'assetto degli ormoni tiroidei e del TSH. E quando nota delle anomalie in termini appunto ormonali, tende a interessare l'endocrinologo e quindi a condividere la gestione clinica della paziente. Quando invece questo non accade, noi possiamo trovarci dinanzi a donne che rispondono perfettamente perché, come dicevo poc'anzi, hanno una funzionalità tiroidea conservata, ma possono esserci anche delle donne che hanno appunto delle patologie quali tiroiditi, oppure sono pazienti tiroidectomizzate. Queste sono spesso pazienti che già sono seguite dall'endocrinologo e quindi dall'endocrinologo preallertate che qualora dovessero entrare in gravidanza devono appunto contattare l'endocrinologo. Perché? Perché ci sono delle situazioni come appunto dicevo poc'anzi, quella della tiroidite autoimmunitaria, che a volte non è trattata con ormone tiroideo perché è funzionante, perché richiede terapia sostitutiva. Altre volte è già in trattamento. O pazienti che hanno dovuto asportare la tiroide per un qualunque motivo e sono già in terapia sostitutiva. Per cui quando contattano l'endocrinologo allertandolo dello stato di gravidanza, sarà appunto cura dell'endocrinologo sistemare e modificare la terapia qualora questa sia già stata prescritta, aumentandola in alcuni casi o addirittura prescrivendola come appunto prima, prescrivendo l'ex novo. Bene, cosa accade nelle donne che si affidano invece alle tecniche di procreazione? Cambia qualcosa in questo ragionamento, negli equilibri dell'ormone, rilascio dell'ormone tiroideo? Beh, allora dunque cambia parecchio. Allora, diciamo che i ginecologi che si occupano di riproduzione sono particolarmente sensibili a tale argomento. Questo perché oramai è stato dimostrato già da diversi anni in letteratura scientifica che il livello di ormoni tiroidei circolanti va a
incrementare quelli che sono appunto i tassi di fertilizzazione e quindi poi di concepimento e possono andare ad alterare, quando appunto sono deficitari, possono portare ad aborti precoci o aborti ricorrenti. E dunque già il ginecologo che si occupa di riproduzione, quando sta per avviare la paziente a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, dosa il TSH e gli ormoni tiroidei. Addirittura le linee guida prevedono un range di TSH, quindi che non deve superare i 2,5, le 2,5 millunità internazionali litro, poiché se supera tale valore deve essere subito, ancora prima che la donna resti in gravidanza, già quando fa i protocolli di stimolazione ormonale per l'induzione dell'ovulazione, deve essere già avviata una terapia con ormone tiroideo quando supera tale valore. Naturalmente poi si valuta caso per caso, paziente per paziente, ma è importante che la donna che pensa di sottoporsi a una tecnica di procreazione medicalmente assistita già prima della stimolazione tenda a punteggio ormonale tiroideo. Bene, mi pare che il messaggio sia molto chiaro, attenzione alla tiroide anche in gravidanza e anche se non si hanno mai avuto problemi manifesti. Però le faccio un'ultima domanda, nel caso si certifichi che invece i problemi esistono, quali sono i farmaci che si somministrano a una donna in gravidanza? Basta dosare l'ormone oppure c'è un procedimento diverso? Dunque, i farmaci che. Allora, innanzitutto bisogna comprendere di che patologia tiroidea è affetta la donna. Se si tratta di una condizione di ipotiroidismo, la terapia più congrua è quella sostitutiva con ormone tiroideo, come appunto abbiamo detto. Poi ci sono delle condizioni in cui la donna va incontro a situazioni patologiche, quali appunto quella di ipertiroidismo, quindi la situazione opposta a quella della mancanza, ma è dovuta a un'iperproduzione di ormone tiroideo. In quel caso, quindi se sono ipertiroidismi transitori, soprattutto al primo trimestre di gravidanza, si cerca di sopperire, quindi andando ad agire sui sintomi che la paziente appunto ha, in particolar modo iperemesi, nausea, quindi con degli antiemetici, quindi con farmaci di questo tipo. Perché questa situazione tende poi a risolversi col passare delle settimane. Quando invece la situazione persiste, questo soprattutto accade nelle patologie autoimmunitarie, come il morbo di base, dopo che è quella più frequente in gravidanza, fra le patologie autoimmunitarie determinanti ipertiroidismo, in quel caso si agisce con dei farmaci antitiroidei che devono essere somministrati alla minima dose tale da garantire un riassestamento dell'equilibrio tiroideo stesso. Quindi, poiché appunto possono andare a dare degli effetti, diciamo, teratogeni, ma sebbene sempre meno evidenti negli anni che appunto questi si sono In antitiroidei ne viene preferito uno, il propiltiouracile, nel primo trimestre di gravidanza, poiché si è visto essere associato a minori effetti, a effetti teratogeni rispetto appunto al metimazolo che viene utilizzato nel secondo e terzo trimestre. Sebbene però, quindi volevo precisare che le complicanze che l'ipertiroidismo franco può dare sul feto sono maggiori rispetto ai pochi effetti teratogeni documentati in letteratura relativi appunto ai farmaci utilizzati. Quindi è bene riequilibrare dal punto di vista ormonale la donna ipertiroidea. Bene, dottoressa, il discorso appare molto chiaro, in effetti, quindi attenzione alla tiroide quando si aspetta un bambino, sottoponiamoci alle verifiche sicuramente richieste dai ginecologi e se non ce lo propongono, ovviamente, assolutamente cerchiamo di proporle e di a questa verifica. La salutiamo, grazie per essere stata con noi. Arrivederci quindi, dottoressa Rosita Condorelli, alla prossima. Arrivederci.